organizza la manovra d'attacco, grande lo scarico sopra con Ibanks che va a servire un grande. La prima in classifica, questi errori sicuramente non vieni perdonato. Si alza poi da tre punti addirittura Martinone. Mamma mia, che azione! 5-40 al termine del primo quarto con l'attacco di Sanders che palleggia, poi scarica dalla parte dove è Ballan che è più 8 per quanto riguarda Siena. In difesa fa qualcosa di buono, in attacco veramente non riesce a fare niente di particolare. Stavolta è stato bravo Sanders. Sanders in palleggio, si butta in penetrazione, su di lui viene chiusa la difesa di Simonovic, ancora Sanders si alza da fuori, da tre punti, e perde la palla nuovamente Saccaggi, un secondo al tiro, Saccaggi si alza e va. Sale Tomassini che serve nuovamente Severini, va a realizzare, bravo. Tomassini per Severini che forse al limite dell'inflazione dei passi si alza da due, ha pestato la riga. Sempre in mano al solito giocatore, o se le scambiano fra i due. Ora in questo caso abbiamo che muovere con passaggi o con penetrazioni, non con palleggi fuori dai tre punti. L'uomo libero lo trova in Severini, ribaltata poi la palla nuovamente per Tomassini che perde la palla, la recupera Ibans, Ibans per Sandri che va a schiacciare il numero 7 Tomassini, servito un gioco a due sotto per Sanders che bella vita facilissima. Ancora Turner in palleggio, questa volta si alza da tre punti Turner, finalmente va di Siena e Saccaggio che recupera la palla, scarica poi per Casella che si alza da tre punti Casella e va all'angolo da parte di Negri, il rimbalzo difensivo di la recupera Saccaggi, Saccaggi che serve poi in corsa Ibanz, Ibanz fa un buon numero in palleggio, si butta dentro e va a realizzare destro da parte di Casale che però gioca ancora in di questo secondo quarto. Casella dall'angolo, finta il tiro, si butta poi in penetrazione, alza forse una preghiera ma riceve poi Vildera e il rimbalzo in attacco da parte di Tomassini, pallone per sotto canestro molto che ha segnato il suo primo canestro. Piato porta la via la palla a Saccaggi che serve poi Ibanz che va e poi scambia con Saccaggi, poi va offensiva per Casale, palla nelle mani di Sanders, poi il tentativo dalla grande distanza. Turner, ancora Turner che serve nuovamente Ibanz, molto lontano dal canestro, attacca in 1-1, grande palla per mio parere molto 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 comunque, sospetta. Comunque fatto sì è Martinoni, che non viene fischiato Martinoni nulla. Supera la metà campo e su di lui vediamo c'è un cambio di marcatura e sotto la palla troppo troppo facile, nuovamente Casella si alza da tre punti, Casella sbaglia, lotta a rimbalzo e Vildera mani addosso dappertutto Maria cerca un uomo libero, lo trova in Severini, quindi la volta di Negri che si alza in sospensione, va a realizzare molto Casella per Turner che finta il tiro da tre, si alza in sospensione, cerca una percentuale Minoni sotto spalla canestro per Severini, su di lui c'è Sandri, ancora Sanders si alza da lontano il buon tiro precedente e Siena che va in penetrazione incontro Saccaggi, Saccaggi in palleggio, si butta in penetrazione, cerca di andare al tiro, realizza recuperata da Siena e viene lanciato il contropiede con il tentativo di Vildera e quindi nuovamente la palla nelle mani del nostro play Saccaggi che si alza da terza che attacca Casella, Sanders si passa la palla sotto le gambe, è già la seconda volta che pasticcia un po', prima l'ha portata via Vildera, Tomassini da distanza siderale ma la Casella la recupera Sanders che addirittura va a schiacciare sbagliando, Sanders che recupera la palla d'attacco, troppo soli i giocatori di Casale, sbaglia da lontano, quattro falli, attacco di Siena. Sandri che tira da due punti ma va a realizzare ancora Sanders, Sanders è lasciato troppo solo, va Sanders che si butta in penetrazione, ribalta poi per Bellan che sbaglia nuovamente, terzo possesso per Casale che va a realizzare, diventa complesso poi, intanto è Ibanz che va a realizzare. Sanders, dobbiamo sicuramente adeguarci a questo metodo arbitrale, almeno Siena deve recuperare assolutamente questa palla, da tre si alza Sanders.